Trieste oggi colma un'ingiusta lacuna che aveva con questo importante investimento, che è stato frutto anche di una battaglia politica, e in questo caso di una battaglia politica all'opposizione, perché questo è un lavoro che abbiamo fatto noi quando eravamo all'opposizione. In funzione già da alcuni giorni, la struttura complessa di medicina nucleare di Catinara è stata ufficialmente inaugurata oggi, la PET-TC, tanto attesa e a lungo promessa. Complessivamente l'investimento totale è stato di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Il macchinario servirà all'area Giuliano-Isontina, dal momento che analoghe strumentazioni già si trovano a Udine e al CRO di Aviano. Si tratta di una PET-TC di ultima generazione, una tomografia ad emissione di positroni che consente una tecnica diagnostica di medicina nucleare in grado di visualizzare i processi metabolici e funzionali presenti all'interno del corpo. Oltre alla localizzazione di malattie tumorali, neodegenerative e cardiologiche, il macchinario consente anche un'immediata valutazione delle cure. Sarà utilizzato per il 70% in ambito oncologico, quindi nella fase pre-diagnostica, nella fase di stadiazione, nella valutazione della risposta alle terapie che vengono attualmente utilizzate nella patologia oncologica, quale chemioterapia, radioterapia, per cui insomma sarà questo l'utilizzo principale, oltre alla, come ho già detto prima, anche all'utilizzo in ambito neurologico. Il macchinario consente anche un'immediata valutazione delle cure. Una vittoria per Trieste. La soddisfazione del commissario straordinario Auschwitz Antonio Poggiana stamani era evidente. Ci si è giunti, ha sottolineato Riccardi, anche grazie alla nuova strutturazione della sanità regionale, che ha ridotto il numero delle aziende. Ormai abbiamo tre grandi pilastri e quindi all'interno dei tre grandi pilastri sarà più facile fare una pianificazione più adeguata e destinare in maniera più compatibile le risorse destinate agli investimenti. E io stamattina ho cercato di spiegare che le scelte sono importanti, ma è altrettanto importante la sollecitazione che arriva dagli operatori. Bruno Marini, consigliere comunale di Forza Italia, e che molto si era battuto per la PET-TC da consigliere regionale, ha inteso dedicare idealmente la giornata di oggi ad Emanuele Braico, già presidente dell'Associazione delle Comunità Istriane.